Nel cuore dell'abbadia di Fiastra, tra le mura storiche impreziosite dagli affreschi della Sala delle Tenute, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della prima edizione di Scienza in Festa, organizzata dall'Università di Camerino, una due giorni, il 15 e 16 giugno, che celebra la scienza portandola dalle aule direttamente sul territorio, tra laboratori interattivi, conferenze, seminari, presentazioni di libri che aprono nuovi orizzonti, mostre che raccontano storie di scoperte e passeggiate tra la variegata natura della riserva naturale, vista da una prospettiva inedita. La conferenza, coordinata da Egizia Marzocco, responsabile della comunicazione ufficio stampa dell'Università di Camerino, ha visto gli interventi del magnifico rettore Graziano Leoni, Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della Fondazione Carima, di Paolo Carpera della Fondazione Giustiniani Bandini, Alessandro Gnucci, presidente dell'Associazione Culturale Next, Claudio Pettinari, docente Unicam e ex rettore, Giovanna Salvucci, presidente della Casa della Memoria, e Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino. Proprio il sindaco di Tolentino ha ricordato il segno apportato dai cistercensi quando, stabilitosi presso l'abbadia di Fiastra, hanno portato sapienza, tecnica e scienza e ribadito l'importanza di tutte le fondazioni, università, enti, associazioni, studiosi che contribuiscono a mantenere vivo uno spazio dove bellezza e scienza sono l'uno il risvolto dell'altro e insieme costituiscono la salvezza di un intero patrimonio umano.